Succede spesso, no, succede la cazzata. Bella a tutti, ragazzi. Quando parti spedito per essere veloce, dici cagate perché non stai pensando a quello che fai. Bella a tutti, ragazzi. Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo video. Oggi sono qua con un episodio a Faccia Vostre Squadre. Ovviamente ormai stiamo andando verso la fine di FIFA, quindi gli episodi saranno sempre più con ospiti per dare anche un minimo di senso e divertimento. Cerchiamo di dare delle squadre anche un po' più fan. Ormai è finita l'ultima VL importante per la stagione competitiva. E oggi con me ho portato qua un signor ospite perché il buon Dani Pitt, dopo l'ultimo episodio, torna questa volta vincente. Infatti lo vedete in fase totale relax sul letto perché ormai lui Quanta quello che doveva farlo l'ha ampiamente fatto. Ciao Dani. buonasera a tutti, buonasera a tutti ragazzi. Ma siamo soltanto all'inizio, dai. Ecco, Vabbè, ma facci vedere un po' sta coppa che sei lì che ci dormi ormai. eccola dov'è. Madre mia. Beh, GG Dani, comunque ti faccio una domanda io al volo, perché tu hai fatto un percorso veramente figo, perché io ti ho conosciuto l'anno scorso in quella che forse è stata la tua prima stagione competitiva, credo Assolutamente. importante, intendo. Assolutamente sì, sono stato con Atalanta 3-4 mesi, dovevo fare lì Serie A, non so se dovevo giocare o meno, era così, eravamo rimasti, poi il Covid ha bloccato tutto il torneo e le nostre strade si sono divise, quindi ci potevamo trovare quest'anno, però In team non assieme potevamo trovarci. Eh sì. Sì. Hai fatto un percorso figo perché comunque vincere, cioè io lo sottolineo perché vincere gli eventi si vincono, ma vincere la prima in Serie A della storia. Cioè, non so se tu lo realizzi, perché se tra 20 anni questo mondo avrà fatto il percorso che speriamo tutti faccia, tu rimarrai il primo giocatore che nella storia ha vinto questo campionato. Assolutamente. E infatti dopo il giorno dopo L'hai realizzato. No, il giorno dopo sono andato vicino alla mia ragazza e ho fatto: oh, ma ho vinto la Serie A, ma ci credi? E scoppiamo a ridere insieme. È una cosa talmente così inaspettata e bella che non ti rendi ancora conto di cosa hai fatto. Come hai detto tu, col passare, diciamo, degli anni, sperando che siamo soltanto all'inizio di queste cose, con gli anni andrò, penso, a scemare, nel senso diventerò più scarso e dirò: mamma mia, ho vinto la prima Serie A, pensa a te quanto ero Ma forte. più che diventare più scarso, dai, la mano probabilmente non la perderai, magari si rallenteranno i riflessi o magari l'interesse nel competere nel tempo, però. Vediamo, vediamo. Sì, però il fatto di aver vinto la prima in Serie A, quello rimane, quello non te lo toglierà mai nessuno, arrivare secondi, terzi, quarti, quinti, conta zero, perché tutti si ricordano solo di chi vince a un certo punto. Quello assolutamente, ma infatti quando sono stato contro Capri in finale, quest'anno ho perso tre finali, penso, Che finale hai perso? in tornei così, dove si vinceva la PlayStation 5. Ho detto: Dani, zio porco, basta perdere finale. Cioè, Hai dicevo, vinto quella importante. questa era la mia motivazione. Ho detto: basta, fini secondo. Tanto, come hai detto tu, purtroppo il secondo, i terzi e i quarti non vengono, diciamo, premiati come il primo a livello di visibilità e di tutto. Quindi ho detto: Dani, dai, ultimo sforzo, e alla fine è andata tutto bene, dai. Quindi, prima di iniziare con le squadre e i giocatori, raga, vi invito ancora una volta, ve l'ho già detto altre volte, ormai immagino molti di voi l'avranno già fatto e molti di voi ormai già lo conoscano senza il bisogno di me, però se qualcuno di voi ancora non lo conosce, avete qua sotto i suoi link in descrizione, andatevi a recuperare i suoi video, le sue tattiche, se volete essere forti come il buon Dani, guardatevi le sue Grazie live per il suo coaching e sui vari social, noi aspettiamo i balletti però ancora, l'altra volta dove devi fare un balletto con la coppa come primo TikTok. TikTok, vediamo se lo scaricheremo e vediamo un po'. Prima o poi. Non mi entusiasma tanto, la verità, però. Lo so, me l'avevi detto. Comunque, passiamo al primo giocatore, va, parliamo un po' di Javi Martinez, che tu mi hai citato come bono per l'SBC prima. No, era per parlare. Mi hanno fatto una carta, La carta è diciamo. carina. Sì, assolutamente. Questo secondo me da switchare come difensore centrale può essere tanta roba. Lo vedo un po' come Smalling. Smalling che
che mi è piaciuto veramente tanto nella Serie A, col body type che ha molto molto grosso in game sicuramente, quindi secondo me da switchare in difesa ci può stare. Agilità 84, diciamo, per come ormai FIFA, che è con tutti i tozzi e tutto, molto molto lento, quindi secondo me da usare come difensore centrale, assolutamente una buona carta. Sì, anche rispetto al prezzo, i link che genera dal campionato tedesco sono usciti un sacco di bei giocatori, è stato forse il campionato premiato meglio con SBC e giocatori che sono usciti, tra Goretzka, Kimmich e tantissimi altri che sono usciti, ma anche Mbabu, che può... Per dire, lui di fianco a Mbabu fa una difesa pazzesca. Sai che lui non mi è piaciuto a me? No, è un fenomeno. Mi ricorda un po' Cosa troppo fa i... Cos'è un meme del tuo canale? Questo non me l'ero perso. Però vabbè, sì, diciamo che lui è consigliabile perché comunque anche rispetto al prezzo, magari come mediano puro, se non vi potete permettere altri, ci può anche stare. Però ovviamente rispetto a agilità, equilibrio, come diceva Dani, difensore centrale è il ruolo che forse esprime meglio, anche perché dà un certo senso di fase di impostazione e manovra difensiva che è sempre utile. magari se non si ha la possibilità, diciamo, economica da usarlo DC, così anche a centrocampo, come dicevi tu, magari da affiancarlo a uno Tecnico. agile, sì. Poi abbiamo Carlitos Tevez che è uscito Eccolo. stasera ed è una bella cartina perché guardando La molto faccia. velocemente le statistiche, tralasciando l'amore che abbiamo molti di noi per questo giocatore, 97 vantaggio accelerazione e velocità comunque è buono, non è il più veloce di tutti, quindi magari non ci dobbiamo aspettare grandi corse sul lungo, ma nello stretto a trequartista o attacco 2 ci può Diciamo stare. che è un giocatore secondo me molto simile a Lautaro sia in real life che al gioco. Sì, è un buon Io esempio. pensavo lo facessero almeno con un 5 di skill goliardico, mentre ne hanno fatto 4-4. Diciamo che questo momento dove il divertimento è la prima La priorità, base, sì. 4 di skill per uno che skill, diciamo, è il giusto, ci può anche stare. Io purtroppo non lo sbloccherò perché sto proprio alle pezze con i crediti ultimamente. Però sicuramente è un Lautaro SBC, secondo me. Body type molto clean, come dice il maestro, uguale a Martinez, argentino uguale. Quindi se vi piace poi la pace per tutti gli juventini o anche non, si può sbloccare. Si può utilizzare anche esterno, secondo me. Beh, oddio, esterno con 85 resistenza a me spaventerebbe con la sua altezza 1,71 m. Io sono contro gli esterni così bassi. A me non piacciono, ma l'esterno almeno 1,78 m, 80 mediamente, e devono avere tanta resistenza. Ma Io... c'è, cioè, il body type che c'ha, secondo me, sembra Sì, beh, è anche grosso lui, è vero. più alto di quanto è. Poi comunque anche il prezzo 200k potevano darcela un po' meno secondo me visto il campionato in cui gioca però sai cosa magari 200k a questo punto del gioco di SBC potevano darla 150 un pochino più appetibile per chi ha meno crediti Aspettate giovedì nel caso la fate easy. sì tanto questo c'è fino all'11 l'11 è venerdì quindi al massimo aspettate i primi giovedì che tanto un po' tutti troveranno qualcosa quindi qualcosa da buttare dentro di overlo trovate. Però se volete provarlo per divertimento, è una buona carta, attaccante, seconda punta, secondo me, poi anche esterno ci può stare. Super sub perché ha tanti crediti, non so più dove metterli. Secondo me Chi deve la sprecare paga. carte? Poi abbiamo la prima squadra che è composta da un 4-4-2, Schmeichel in porta, Walker, Wan-Bissaka, Cuadrado, Hernandez, Ronaldo, Barella, Gullit. Possiamo cantare una canzone insieme. La squadra è praticamente perfetta, con 400k non vedo grandi possibilità di movimento. Manca solo Theo Teo Thors, Sports, sì. solo quello, sì. Per il resto, veramente non so se li hai sculati o meno, però GG a te, zio. Sì, Theo Thors, poi magari più avanti potrebbe pensare magari a levare Lautaro Lozano, inserire magari un'icona top, un esterno differente se vuole cambiare, però o Barella si potrebbe cambiare, ma ci può stare a utilizzarlo. Sì, magari
cash tolls così, Sì, più difensivo, giusto sì. per cambiare quel barella. Però se ti trovi bene, io andrei dritto su Teo, che è il Tots veramente, ragazzi. Io lo sto usando anche nel mio account, lo sto usando DC, Forte. è qualcosa di, non so, troppo troppo forte veramente. Agilità clamorosa, forza fisica non ne parliamo, accelerazione idem, veramente una carta, diciamo, com'è la realtà alla fine. Come avrebbe dovuto essere anche quella di Hakimi? Ah, non è uscita. Vabbè, secondo me ci dovrebbe essere comunque, a parte Barella, che vabbè, puoi sostituirlo con Kessié, più avanti magari puntare appunto un altro attaccante da affiancare a Ronaldo al posto di Lautaro, che sia un'icona, magari 5 via debole Mancino, ce cioè, sono varie, però lì devi mettervi altri milioni di crediti, cioè ti basteranno 400.000 crediti. E a quel punto magari potrà anche eventualmente levare Lozano, andarsi a piazzare un esterno di altro campionato per cambiare un po'. Io personalmente non apprezzo Lozano, quindi No, è troppo forte. io lo odio. O magari il giovedì il Big Boys Mi si trova caccia magari. Cantona Ito in panchina. Un bel cantonato. Però per divertirsi ci può stare Lautaro. Lo Sì. sto usando anch'io. Magari il ragazzo trova giovedì CR7 Ce l'ha e già te trovi. trovato, è qua. Però dico, lo trovi scambiabile e poi. Madonna, un'altra volta. Beh, back to back e te trovi R9 al posto di Martinez. Arrivederci e E grazie. si vola. Poi, questo è più consigli futuro. Futuro è un po' relativo, visto che siamo a un certo punto del gioco, però Ok. Vaclik, Koundé, Trippier, Kimpembe. Quel Kimpembe a me ha deluso moltissimo, ma ci può stare di fianco a Koundé. Caio Henrique non mi ispira particolarmente. Volland Io vedo quel Nedved 86 e quello baby. Osimhen. Che sarebbe da upgradare almeno al Prime Moments, almeno. Sì, ma poi costa pochissimo, Se cioè. proprio ti piace Nedved, almeno lo 92 lo devi avere. Quello D'accordo. Osimhen pure è un po' così, diciamo che è da cambiare quel link lì. Se proprio vuoi Zielinski e Lozano ci può anche stare. Ecco, sì, Mertens L'unica è Mertens, con 91 assolutamente. anche potrebbe starci. Assolutamente meglio, sì, di Osimhen, assolutamente. Poi magari in futuro ad upgradarlo con Bertozzo o chissà, giovedì c'è proprio lui, Ciro Mertens nei pick. Oppure un'altra cosa che potrebbe fare, secondo me, mette qua un bel SM Prime appena può, lasciando sempre Mertens, così chiude qua l'intesa e in porta leva quel Vaclik che mette un bel Areola e così già ha un altro look la squadra. Ovviamente Assolutamente sì, assolutamente. ci vorrà, visto che sono consigli futuri, ci vorrà un attimino, però non è Ah, nulla con i diciamo premi che di adesso. con di questo tempo, chissà, una sculata, ragazzi, ve l'auguriamo a tutti. Adesso servono per stare dietro alle squadre. Assolutamente. Neuer, la qua Kimmich, quindi qua Kimmich in difesa, lo scambia con Bender, quindi usa Kimmich terzino, scelta interessante. Bello, mi Rossiglione piace. terzino, De Jong, Koop Meiners mediani, Neres, Coutinho, Anthony e Malen. Ok, bella Diciamo esotica. che lui sta già a FIFA 22 perché quel Coop Miners sarà una bestia secondo 10. me. Sì, è veramente un giocatore molto interessante, può sbarcare anche in Serie A e forse anche l'Atalanta. Ah, È non lo però sapevo. c'ha 3-3, quindi diciamo che non è il massimo. Io direi di cambiare solo quel Coop Miners lì, che purtroppo per il momento non è utilizzabile. Ne sia un blank baby anche per Sì. il momento E ci può Kessié ormai stare. te lo regalano, 400.000 crediti ci arrivi in fretta. Blank Sia il 400 crediti veramente sta a un 180, regalo. 180 Blank. Blank, se non ce la fai con Siena, assolutamente blank, molto 60.000 molto più. quest'altra, signor Dani. Areola, Blank, Klaus, Pamecazzo, Okay. Gunther, Savic. Quel babù lì a T Questa squadra mi sa che è rimasta pre-Tots praticamente, a parte un paio. Borghi.
Quello sicuramente è necessario. Closterman molto meglio, ma è tipo anni luce superiore Tanta roba quello. O Klosterman o Akanji assolutamente meglio di. a... Anche Kanji è vero, però Closterman dà intesa Sabitzer, quindi... Vabbè, Sì. È in realtà potrebbe comunque scambiare con Hazard volendo, anche se pure Hazard... al posto di quel Babu lì ATT chi ci può. Diciamo che quando farmi i crediti puoi optare magari di qualcosa di meglio in attacco. Per il momento sì, aggiusti un po' la difesa anche perché secondo me Un Sambia bel cazzo tanto. tavernello. Io preferirei Sambia sì. Sinceramente, tanta tanta roba. Bel Barsi, Toz, tanta roba. Che Barnes. fa intesa con Vardy. Però è esterno sinistro e costa troppo per il suo budget. È troppo lungo da arrivarci, secondo me. Potrebbe comunque nel tempo finire tipo qua al posto di Vardy, levare Ødegaard. Un po' più per il fan, io punto un bel Crespo Moments, che io sono un fan sfegatato calcisticamente di Assolutamente. Crespo. Tanto 300k lo raggiungi in fretta, lo provi per divertimento, tanto siamo a... Anzi, ora quei prezzi che ci stanno, cioè Niente. se proprio vuoi competere, diciamo così, ormai a giugno ti fai Neymar Mbappé che in due costano 200k sarà, però se ormai ti vuoi divertire ci butti dentro Crespo, Xavi, questi giocatori qui che E via, si li vola. Anche provi e ti diverti. questa è molto cara, quindi ovviamente per adesso per il tuo budget ti fa la difesa e poi punti a farti... Ma Sané sicuramente, perché è il più economico tra quelli utilizzabili. E poi l'attacco vedi una punta che ti piace, che vorresti provare. Poi 200k, questa è una Serie A. Questa è abbastanza facile, dato che abbiamo mangiato come pane quotidiano la Serie A per 3 mesi. Assolutamente. Che sì, Barella ci può stare alla fine, un buon Io direi centrocampo. di togliere quello screener così goliardico e E ci anche quello metto. immobile. Sì, prima cambierei screener per Smalling, ragazzi, Smalling veramente boh. Troppo troppo forte. Io invece ti Anche propongo un'altra alternativa, un Zambrotta Prime, però costa di più e lo scambi con Teo. Zambrotta veramente molto molto forte. Invece al posto di Immobile ci piazzi un bel Lautaro, secondo me. Sì, che può fare un po' tutto. Che costa 190k alla fine. Quindi E si per vola. giovedì penso che ce la puoi fare. Ultima, 750.000 crediti di budget, qua abbiamo la stessa cosa, quindi via Skriniar. Dentro Smalling. Io onestamente leverei anche Klaus e Andre, e ti spiego perché. Perché Andre l'ho provato, non rispecchia manco lontanamente quelle caratteristiche. E Ok. Klaus neppure. E così metterei Cuadrado al suo posto, metterei Teo, andiamo sullo standard di Serie A anche qui. Magari per risparmiare andrei su di lui, via lui. E poi boh, io metterei Zambrotta onestamente, se, però siamo alla stessa di prima, quindi dipende cosa preferisci. Sì, cosa preferisce ragazzi? Gioca a 3 a centrocampo, perché aveva Andrei, quindi potrebbe anche starci. Anche così va benissimo il centrocampo, che sì, Nainggolan Depaul, nuovo centrocampo del Milan, Dici? eh? Magari. Oh boh, signor Così ci Danny, sta, sì, questa era assolutamente. l'ultima, questa era l'ultima. Ti posso lasciare usare il cuscino per dormire. Scusate la location, ragazzi, purtroppo sono Esotici. ancora a Milano, quindi dobbiamo star così per il momento. Io ringrazio il buon Nico per questa sempre molto gentile, come sempre. Ma Vi di che, mando grazie a te un Dani, grazie a te che mi hai fatto compagnia in questo episodio. grazie a te. Volevo ringraziare i ragazzi per tutto il supporto che siete dati al buon Nico e soprattutto a me, come tutti gli altri ragazzi. Veramente senza di voi non saremmo neanche qui a parlare di un nuovo episodio. Vero, verissimo. Colgo anch'io occasione per ringraziare, che ammetto che non lo faccio mai. Il buon Dani invece in questo dà sempre il buon esempio. Però è vero, senza di voi effettivamente non sarebbe il nostro lavoro. Quindi grazie di tutto il supporto, grazie a te Dani della compagnia. E noi ragazzi, mi raccomando, passate il link di Dani in descrizione e ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!